La rete sentieristica presente a Capraia conta quasi 50 km, sicché su questi 50 km ti puoi muovere in maniera diversificata. Ci sono degli anelli, ci sono dei percorsi di andata e ritorno sullo stesso itinerario. I due anelli principali sono l'anello dello Stagnone e del Monte delle Penne, che arriva proprio qua nella zona della colonia penale che stiamo attraversando adesso. L'altro è l'anello che interessa la zona centro-sud dell'isola, chiamato anello dello Zenobito, e che quindi permette di arrivare fino alla punta meridionale dell'isola di Capraia. I percorsi sono meravigliosi perché sono vari e permettono di osservare ambienti diversi. Passi dalla gariga, cioè ambiente di suolo quasi nudo, coperto con piccoli cespugli di piante aromatiche, ricche di oli essenziali, quindi molto profumate, all'ambiente di macchia bassa, quello di macchia alta e talvolta anche proprio di macchia foresta o anche di lecceta in alcuni punti dell'isola. O come vedete in questo caso, ecco, qui siamo in colonia e c'è una presenza abbastanza importante anche del pino introdotto, quindi sentieri anche che sono in parte ombreggiati. In parte, in gran parte no, quindi anche nella scelta degli itinerari devi tenere presenti questi elementi, che quando le temperature si alzano, ovviamente alcuni itinerari sono più impegnativi, altri invece si possono fare tranquillamente. E il livello di difficoltà è vario, perché ci sono alcune strade sterrate, per cui sono di facile accesso per tutti. Altri invece sono sentieri che sono un pochino più sportivi e quindi richiedono un pochino più di impegno. Altri sono invece più impegnativi e a seconda anche della stagione in cui vengono percorsi sono più o meno raccomandati, ecco, perché in estate fa molto caldo, quindi scegliere un itinerario soleggiato, lungo e impegnativo è sconsigliabile. Ma ci sono tanti percorsi che si possono comunque fare anche nella stagione estiva. Ci sono anche dei percorsi che si possono fare tranquillamente proprio al calare del sole, anche per andare a vedere uno splendido tramonto che dà sulla Corsica. E tra l'altro c'è l'itinerario, non so, del dattero che attraversa la colonia penale e che è tutto, o quasi, su strada sterrata, quindi percorribile anche in tardo pomeriggio per poi vedersi il tramonto e tornare con il cielo stellato. Quindi è un'isola magnifica dove la natura domina e lo vedi anche in questo momento: il silenzio, il sole, i profumi che sono nell'aria, il profumo di mare che non ti lascia mai, perché poi l'isola non è immensa, quindi dovunque tu sia arriva l'odore del mare mischiato all'odore della macchia. È una meraviglia da provare.